Ciao. Ciao ragazzi. Ciao Deni. Ciao amica, ciao Maria Caterina. Spero siate bene. Aspettiamo che arrivi un po' di gente. Ciao Ele, ciao Eri. Se vi saluto, se riesco a leggere i nomi, eh. Ciao Angie, ciao Chiara. Ciao Roby. Buona festa internazionale della danza a tutti. Che bellezza essere insieme a voi oggi, sono proprio fortunata. Grazie Roby. Ciao ciao, ciao a tutti. Che qualcuno mi chiede di partecipare alla diretta, ma non posso, ragazzi, ho solo un permesso da far partecipare oggi. Se vuole partecipare. Comunque, ciao a tutti, inviato richiesta per un saluto. Visualizza, ecco Roby, per quello, eccoti, aggiungi. Dovrebbe arrivare Roby a salutarci. Ciao, ciao Fra, ciao Chiara. Eccolo, buongiorno. Buongiorno, Ciao, ciao, come stai? bene, grazie Buona festa internazionale della danza a te. a Davvero che tutti. bellezza, grazie. Grazie, come Grazie a te va? che sei qua con noi. Avere gli auguri da te vale più di tutto. Per tutti, non potevo non venire a trovare i miei Certo, ragazzi di On Dance. infatti, guarda, stanno tutti scrivendo già, Eh super sì, felici. poi è seguitissimo. Adesso tutte le lezioni, sempre, sempre di più. Grande Davvero. entusiasmo, bellissima questa cosa. Sono molto, molto, molto contento. Quindi anche un bel modo di festeggiare questa giornata, direi. È specialissimo, anzi, grazie a te dell'opportunità e grazie da parte. Io faccio tantissime lezioni io stessa, quindi ti ringrazio perché ci aiuti a stare in forma anche a noi, quindi super, super. Ma grazie a tutti i Beh, tu come hai maestri poi che festeggiato, no? partecipate sempre con grande entusiasmo, molto molto bello. Io come ho festeggiato? Facendo lezione, studiando un po' e preparando poi che ho un altro appuntamento a maggio che sarà su Rai Storia e Rai Cultura, tutta una giornata, una domenica in cui si creerà un palinsesto con tutti gli appuntamenti legati alla danza e quindi Che sto scegliendo che cosa mandare in onda. non Senti, vediamo l'ora allora, allora. Ci infatti, sentiamo e tra l'altro, ho fatto anche qualche cosa per il nostro video del ballo in bianco, quindi ricorda l'appuntamento di mandare video che ci sono pochissimi giorni. ragazzi. Mi raccomando, che scade in questi giorni, mandate tutti quanti. Ci sono, c'è tutto il tutorial del ballo in bianco con Maria Caterina, se volete, volete ripassare, volete ritrovare la musica, trovate tutto sulla pagina di On Dance. Mi raccomando che ci sono ancora pochi giorni e verrà fuori un video bellissimo di tutti noi che balliamo insieme, quindi vi prego, continuate a mandarci video, non vi vergognate, va benissimo, vestitevi di bianco e noi siamo felicissimi, basta ballare insieme. Esatto, così Eccolo, allora buona grazie. lezione, buona lezione e Grazie, grazie. buona danza a tutti. Grazie mille. Buona giornata. Ciao, Ciao, grazie, auguri. Ciao. auguri. Ciao. Bene ragazzi, che onore, che meraviglia avere Roberto che ci fa gli auguri oggi, veramente siamo fortunati. Sono fortunata io in primis, ma tutti noi, perché avere gli auguri di Roberto il giorno della festa della danza, insomma, è uno dei nostri rappresentanti più grandi d'Italia, della danza, quindi, e del mondo, direi. Quindi grazie Roby. Allora, se ci siete, direi, ci alleniamo un po'. Oggi facciamo un'altra lezione di floorwork, per chi non l'ha mai fatta, è una lezione che è principalmente al suolo. Quindi non vi dimenticate, se fate dei video, facciamo una coreografia alla fine,
filmatevi, poi vi dirò i titoli della musica e tutto quanto, usate i nostri hashtag, io danzo da casa, accendiamo la danza, taggate On Dance, taggate a me, taggate Roberto, non vi dimenticate il ballo in bianco, come vi ha detto anche Roby, che è importantissimo, che è proprio il simbolo di On Dance ed è per noi, quindi se fate i video di ballo in bianco verrete sicuramente messi nel video. E basta. Allora, il floorwork oggi iniziamo con un pochino di allenamento, un po' più di fitness, cioè un ballato e fitness come al solito. E niente, mi raccomando, le mie regole sono: non vi fate male, spostate tutto quello che avete intorno perché ci si può fare male col pavimento. Se si scivola, toglietevi i calzini. Se non si scivola, avete il pavimento duro, metteteli. E io, ad esempio, oggi li ho un po' bagnati perché scivolavo troppo e li volevo lasciare oggi. E poi, se avete le ginocchiere, oggi impariamo una robina sulle ginocchia, quindi mettetele. Trovate per il ballo in bianco, ragazzi, trovate tutte le informazioni sul profilo di On Dance. Sotto proprio c'è il post del ballo in bianco e sotto ci sono tutte le info, la musica, a chi lo dovete mandare, lo potete mandare come messaggio su Instagram, su Facebook, quindi c'è tutto spiegato chiarissimo, ok? E anche tutta la coreografia sulla pagina YouTube di On Dance e sulla stessa pagina Instagram. Quindi andiamo avanti. Ginocchiere, se le avete, non subito, ma prendete a recuperarle. Ciao Raffi. Fino a domenica potete trovare tutte le info. Grazie Maria Caterina, che è la nostra super maestra per il ballo in bianco. Basta. Maniche lunghe, se non siete troppo esperti di floorwork, ve le consiglio. Sicuramente spalle coperte, sicuramente ginocchia coperte. Se abbiamo invece delle ginocchiere, prendetele. Non esagerate, se non mi vengono dei passaggi, oggi provo a fare un po' di cosine in più. Quindi non esagerate, e poi invece vi voglio dire che c'è una sorpresina, faccio una coreografia un po' più buffa oggi, così ci divertiamo un po' meno contemporanea, un pochino più interpretativa, ok? Ok, allora vi spiego il primo esercizio, che è un riscaldamentino molto easy, nel senso facile da memorizzare, un po' più fisico. Quindi iniziamo in piedi e iniziamo semplicemente facendo girare la testa in 8 tempi. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. La musica è super allegra, quindi se volete tenere il ritmo mentre lo fate va benissimo, io lo faccio sicuramente. Dopodiché andiamo spalla a destra, 1, 2, spalla a sinistra, 4, gomito destro al 5, 6, ancora spalla, 8, ok? Ancora, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Ci siete, ragazzi? Che non capisco? Can you give us more time? Ricomincio, ricomincio. Allora, in 8 la testa gira verso destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Poi va la spalla a destra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Due volte le spalle. Ok? Ci siamo, ragazzi. Di qua, la seconda volta suonate le spalle insieme. Taglio la pancia, creo un grande cerchio e giro. Ok? Poi andiamo avanti. Arrivato dopo il giretto, taglio, prendo qualcosa e giro verso la spalla destra. Ok? Un giro sarebbe andare ora. Ok? Verso destra. Arrivo. Spalle si scaldano. Semplicemente un'onda che va dalle spalle al bacino. Dal bacino alle spalle, perché abbiamo anche in coreografia questo movimento. Fatto questo, quindi 1, 2, 3, 4, spingo, 6, 7, 8. Un'altra cosa che abbiamo anche in coreografia. Piccolo delfino, la testa si infila, guarda su per poi andare giù. Ancora una volta da capo. Quindi, verso il primo lato, destra, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, altri, 4, 5, 6, 7, ora, 2, 2, 3, 4, taglio la pancia, prendo qualcosa, giro verso destra, spalle, ondolano dalle spalle al bacino, dondolo anche sui piedi, non so se li vedete, arrivo, rinfilo, piccolo delfino, e vado giù per terra, ma non mi riposo. Non è ancora finita, anzi questo è il nostro momento per le nostre super gambe, che in questo periodo stando a casa ci muoviamo un po' meno, quindi ci alleniamo un po' più duramente. Pieghiamo in 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, due volte, uguali 2, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 uguale in 1, ma 4 volte, quindi 1, 2, facciamo un 8 intero, 5, 6, 7, 8. Domani pensate, ok? Piego, vado avanti, due flessioni lente, torno su, allungo, straccio, 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 per fare una camminatina con i talloni in 8, molto rilassata, come vi viene, quello che avete voglia di fare, srotolare e cominciare tutto a sinistra. Ripassiamo una volta a sinistra e poi andiamo, se no perdiamo un sacco di tempo. Quindi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, spalla, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 1, 2, 3, 4, taglio la pancia, prendo qualcosa, stavolta girerò verso il giro della sinistra, il busto verso destra, ma giro, ok? Arrivo, spalle, bacino, bacino, spalle, infilo nel sino, vado avanti e abbiamo il nostro momento di piegamenti. 8, scusate, 4, 4, 4, 4, 2, 2 per due volte, 2, per poi fare 1, 1, 1, 1, 1, 1, fino all'8. Andare avanti, di nuovo piegamenti. Stavolta proviamo a farli un po' più veloci, in due tempi, tornare indietro, allungare, camminare. Ok? Ci siamo, mi sembra che ci siate, mi arrivano dei sì, top. Andiamo, ragazzi. Bella, tanto mi seguite. Poi c'è una sorpresa, non è vero, non è una sorpresa, è un continuare l'allenamento. Andiamo avanti, mi seguite, ok? Facciamo ancora un po' di plank, ci mettiamo bene in forma addominali, laterale, un po' di stretching. Seguitemi. Così ci scaldiamo in 8 minuti, siamo caldissimi. Pronti? Allora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, testa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, giro, spalle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, testa. 4, 5, 6, 7, 8, piego, 3, 4, 5, 7, piego ancora una volta, 4, 5, 7, in 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, in 1, 1, 2, 3, respiro, 5, 6, 7, 8, vado avanti, 6, 4, 5, respiro, sorrido, 3, 4, salgo, 7, tengo, 8, lento, 4, salgo, 6, allungo il dito, respiro, 5, cammino fuori talloni, 3, 4, 5, 6, allungo in avanti, per tornare indietro, pronti a sinistra, a destra, 5, 6, spalla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 2, spalle, 4, abbracci e spalle di nuovo, bacino e infilo per sfilare. E siamo di nuovo qua, 1, 2, 3, 4 in 4, ancora 1, 2, 3, 4, 5, in 2, 2, 3, 4, 5, in 1, 1, 2, 3, respiro. 7, vado avanti, 3, 4, pronti per flessioni in 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, forte la pancia, se non riesco a poggiare le ginocchia, ok, allungo, rilasso, cammino, cammino, mi siedo in mezzo ai due piedi, allungo bene la cervicale. Recuperate il respiro, ci sdraiamo in plank, ok? Abbasso un attimo perché sentite meglio. Ok, 6, pronti per 2, 8 e teniamo plank. 7, 8, 3, 4, forte la pancia, forte le spalle. Ancora 8, 3, 4, 5, 6, cammino con i piedi.
Un pezzaccio che ho per dopo. Sinistra e piego. E scendo. Mi siedo bene sui talloni, se riesco con i talloni per terra, se non riesco con i talloni su, e allungo la schiena. Stendo lentamente, faccio no con la testa, sì con la testa, e srotolo lentamente. Ok ragazzi, io sono già spettinata e calda. Non so voi, io sono così, sarà una vecchiaia, ma sono già calda e spettinata. Ok, se mi dite che ci siete io vado avanti, così vi spiego un passaggino. Allora, chi vuole mettersi le ginocchiere, questo è il momento. Grande Simona, grazie, grazie Manu, grazie mille che mi rispondete. Grande Deni, che ormai sei una di noi. Spettinata, Viol. Bene, bene ragazzi, così non mi fate sentire da sola. Che calor, bene, bene, che calor. Allora ragazzi, se volete mettervi le ginocchiere, mettetevele, perché impariamo a usare, diciamo, a scivolare un po' sulle ginocchia, no? Ok? Quindi il nostro obiettivo è, qualsiasi sia la mia apertura di bacino, non importa che io sia qua, che io sia qua, quello che dovete fare è cercare di mettervi comodi dovunque riuscite a stare, ok? Col bacino, diciamo, per terra, anche se l'importante sarà che tocchi le ginocchia. Quello che dobbiamo fare è come quando facciamo un grand plié,
tenere la pancia fortissima, ok? Come quando facciamo un relevé. Perché? Guardate, il nostro esercizio inizia pancia a terra, rilassatissimi. Guardiamo verso la spalla destra. Respiriamo grandissimo. E chiudiamo, vi faccio vedere da di lato, verso destra, ok? Chiudo verso destra, usando la testa e tutto il corpo, la parte destra si schiaccia, chiudo verso sinistra. Torno al centro, ragazzi, usando il superpotere del centro e delle nostre gambe, delle nostre braccia, facciamo una specie come se qualcuno ci tirasse dalla maglietta in su e facciamo, veniamo su come un pesce, diciamo, come un pesce che salta fuori dall'acqua. Qualsiasi di nuovo, anche se io sono un po' più su, non tocco col bacino per terra, posso fare la stessa cosa, ok? Così facciamo stretching e usiamo la pancia, ok? Quindi, destra, guardo a destra, guardo a sinistra, torno al centro, tiro su, sinistra, guardo a sinistra, guardo a destra, torno al centro, tiro su, ok? Fino qua e tiro giù, ok? Quanti saranno? 1, 2, 3, 4, 5, 6, torno a 7, 8 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. È come uno sguiscio del pesce. Ok, non vedo domande, quindi penso ci siamo. Tornati giù, 7, 8. Spalla destra si infila sotto e facciamo come avevamo già fatto in passato. Scusate, c'è la polvere, che ho pulito, ma non basta. Ah sì, oggi vi faccio pulire il pavimento, ve lo dico. Per la fase della danza puliamo il pavimento. Spalla destra va sotto, la nostra capriola in avanti, i talloni si scusate, le punte dei piedi si puntano, vi vedete i miei piedi, sì, dovete infilare la spalla, chiudervi in un baby, ve lo faccio vedere verso di voi così, e spingere il sedere verso l'alto per andare avanti in una capriola avanti ancora, quindi siamo qua a destra, andare alla spalla a destra, mi infilo sotto la spalla sinistra, mi chiudo in baby verso la spalla destra, ok? Verso la mia sinistra, faccio passare il sedere in avanti e mi trovo una fantastica capriola. In avanti, piego le gambe, ok? Mi sembrate pazzeschi, top. Ok, andiamo avanti. Quindi, capriola in avanti, vado avanti, piego le ginocchia. Di qua, scendo, ve lo faccio vedere di lato di nuovo, per terra. Passa il braccio destro sotto il mio bacino, il sinistro è in alto. Questo è un altro passo del verme, lo chiamiamo passo del verme. Punto le due mani e faccio mezzo giro, ok? Si può fare anche tutto il giro. Noi oggi facciamo solo mezzo perché in casa ho paura che mi prendiate tutti i mobili della casa, ok? Ve lo faccio rivedere da di là. Mi sdraio, alzo il bacino, braccio destro va sotto il sedere, sinistro sopra la testa, si piantano e non si muovono più. Le gambe, i piedi, anzi, vanno dal braccio destro al braccio sinistro. Ok? Arrivati qua, vi fate un mezzo giro e siete arrivati. Ok? Ci siete, ragazzi? E basta, è finito il nostro esercizio, in teoria ci sarebbe la sinistra. Occhi, marchiamo una volta la destra e poi proviamo la sinistra. Quindi, destra, guardo a destra, guardo a sinistra, tiro su, torno giù. Guardo a sinistra, guardo a destra, tiro su, torno giù, infilo la spalla, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi sdraio, rimango le ginocchia piegate, alzo il bacino, mezzo giro sulla panza, dovete rimanere qua e per trovarvi c'è a sinistra, e 1, 2, 3, 4, tiro su, tiro giù, guardo a destra, guardo a sinistra, tiro su, tiro giù. Vado spalla sinistra, vado in avanti, piego le ginocchia, mi sdraio, bacino, mezzo giro, a terra, ok? Ora, fatemi delle domande se le avete. Non mi sembra, se ci siamo io andrei con la musica. La musica è velocina, se volete ve lo faccio vedere una volta in musica. Ci siete, vai, bomba. Allora, vado con la musica, ve lo faccio vedere una volta e poi lo facciamo insieme. Pronti? Vai. No, ho sbagliato musica, scusate, questa.
Top da me, Raff, top. Ele Capriola, yes, ragazzi, Capriola. Capriola in avanti. Capriola in avanti. Puntate i piedi, ve la faccio vedere da di là. Puntate i piedi. Ve la faccio vedere a sinistra, però voi dovete farla a destra. Dovete chiudervi di lato, ok? E salire su quel sedere, ok? Cercate di fare questa posizione di lato che si chiama baby. Quando siete a baby dovete infilare la testa sotto, usando i piedi e la pancia e gli addominali. Capriola, ok? Più piano, ok ragazzi? Non vedevo commenti, io dicevo ci sono tutti top, sono tutti perfetti. Ok, ancora una volta. Rifacciamo ancora una volta. Destra, sinistra, vado su, torno giù. Sinistra, destra, vado su, torno giù. Fino qua, ok? Capriola, spalla destra si infila sotto. Vedete cosa faccio? Mi piego e salgo un po' sulla spalla destra. Mano sinistra si piazza per terra. Siederò da qua, dovete usare la mezza punta dei piedi per lanciare il sedere verso l'alto, srotolare e arrivare con i vostri piedi verso la telecamera. Per chi non vuole fare capriola, ovviamente c'è l'alternativa, che è semplicemente chiudersi verso destra, fare 1, 2, 3, 4, addominalino, ok? 4 passeggiatine di fianco e arriviamo allo stesso punto, di qua. Poi, questo qua, provate a farlo tutti, alzo il sedere, braccio destro, va su, giù, sinistra, va su. Sembriamo i pinguini che girano sulla pancia, ok? Oggi siamo un po' marini. Ok? Ciao, Andre. Chi è? Chi, Berti, Francesca? Se ci sei, io andrei. Proviamo? Pronti. Destra e sinistra. Per chi non riesce... passeggiatina laterale, a destra, andremo verso destra, lato destro, ma avrò la spalla sinistra nella passeggiatina, a sinistra avremo la spalla destra, ma andiamo verso destra, ok? Proviamo ragazzi, vai! Maria Caterina ci sei? Sì, Andre, buona giornata internazionale della danza. Bene, Nika c'è, io andrei, pronti? Ok, ci sono un sacco di amanti del maestro Andrea, anch'io lo seguo il maestro Andrea. Ok, io ragazzi, se ci siete andrei avanti o lo volete rifare una volta? Non mi trovo con le direzioni, Laura. Allora, se non volete fare la capriola, per quando la volete ripassare, ve lo faccio vedere così rimane salvato. Mi metto la spalla sinistra sotto e passeggio, passeggio, passeggio e apro. Ok? Poi arrivate qua e vi attaccate a noi per l'ultima parte. Top. Aura c'è? Deni c'è? Ok, allora andiamo avanti. Mi sembra che ci siate. Rifacciamo, va bene, dai, rifacciamo. Ho ricevuto... No, la fotografia la facciamo, raga, ci abbiamo ancora mezz'ora. Pronti? Facciamo una volta ancora questo, che anche a me piace, in realtà è divertente. E tra l'altro nella coreografia ho messo l'inizio, il passaggino. Lo so, il poco spazio è tremendo. Io non ci entro molto a fare capriola. Esatto, allora, Vanessa, adesso faccio la versione 2. Quindi adesso faccio la versione per chi non fa la capriola. Camminate, ok? Per carità, non vi ammazzate, vi prego. Adesso facciamo la versione... Io, chi sa fare la capriola, fa la capriola. Io faccio la versione
per chi non fa la capriola. Pronti? Ok, sì ragazzi, lo so, domani mi penserete, avrete i limiti per aver fatto floor work. Ci vorrebbero le ginocchiere e le gomitiere, come si chiamano. Sì, bene, bene. Dipende poi anche dal pavimento che avete, quello un po' è tanto. Ok? Allora, vi vorrei insegnare solo l'ultima cosa, un passaggino velocissimo proprio in 5 minuti. Perché la coreografia... O volete fare la coreografia? Vediamo chi votiamo. Volete imparare un passaggino o la coreografia? Sì, ragazzi, i lividi. Purtroppo ce l'ho sempre anch'io, non si finisce mai di avere i lividi, ok? E allora, I love it, bene, bene, bene ragazzi, nice, hi, passaggio, coreografia, ok, prossimo voto coreografia, vai, sto aspettando i voti, passaggio, pari siamo, tutte e due, Aurora, passaggino, ok ragazzi, sto vincendo il passaggio, ok, passaggio, basta, vinto, passaggio veloce, top. Sono contenta perché io mi pianifico sempre un sacco di cose. Vai. Quindi, allora, iniziamo. È una specie di slide all'indietro, chiamiamo una scivolata all'indietro. Grandi ragazzi, bene, bene, sono contenta che siete d'accordo. Allora, prepariamo il nostro piede sinistro, teso in avanti, se vedete, mi vedete, sì. E piatto per terra se riusciamo, ok? Bello on the down, come piace il maestro di danza classica. E mettiamo la nostra mano destra per terra e sulla seduta, se vedete, col sedere sul piede destro, ok? Metto la mano destra e scivolo verso dietro facendo una piccola, dando un po' il peso sulla mano destra. La gamba sinistra fa un rond abbastanza grande, cercate di non picchiarvi contro, e si piega e prende il posto dell'altra gamba, ok? Ancora, quindi... Gamba sinistra è lunga davanti a me verso di voi. Mano destra è per terra. Sede, gluteo destro è sul piede destro. Prendo il peso con la mano destra. Round della gamba sinistra e cambio il peso. E mi trovo seduto esattamente dall'altra parte. Ok? Questo passaggio è molto carino perché fatto in sequenza si fa abbastanza legato. È un passaggio abbastanza di break dance o di... In realtà si fa anche karate. Ok? Ciao Paola! Ok, quindi, ciao Travis, oh he's here, look who is here, you're late, scusate, venerdì c'è lezione con Travis comunque, bellissimo, il mio amichetto, quindi, gamba sinistra lunga, mano destra per terra, se gluteo destro sul tallone destro, round and jump, cambio gamba, devo usare il busto se vedete, round and jump, cambio gamba e mi fermo perché sennò picchio da qualche parte, fatene anche solo uno se non ci state, ok? Yeah, sorry, I'm joking. Ok, lo farei. Destra, la destra per me quando iniziamo quella che vi ho spiegato, perché abbiamo la destra in preparazione, facciamo così, così, e torniamo in là con una piccola slide, e stendiamo la gamba destra in avanti. Di nuovo, round destra, round, e torniamo in avanti per una piccola slide, ok? Io ne faccio uno e sono sul balcone. Sì, ragazzi, fate quello che... Allora, purtroppo fare lezioni su internet, diciamo sui social, bisogna essere ancora più bravi, perché dovete essere un po' i maestri voi di voi stessi, perché noi non vi vediamo. Quindi vi prego, cercate di regolarvi voi con i vostri spazi. Quindi proviamo a fare le due. Uno, slide, recupero, altro lato, ok? Io metto un po' di musica, lo facciamo due volte e così poi cominciamo la choris. Pronti? Gamba sinistra in preparazione. Pesa avanti, mano destra sotto di me. 5, 6, 5, 6.
siete vivi? Avete ancora le ginocchia? Vi prego, non vi fate male, che mi sento in colpa poi. Vai, bevete un po' d'acqua. Com'è andata? Fatemi sapere se siete riusciti a farlo. Non è facilissimo perché bisogna imparare un po' a dondolarsi da un braccio all'altro, per quello facciamo tutto quell'allenamento all'inizio. Però ora ce l'hai fatta. Però non ci rimanete troppo male se non vi vengono le cose, ok? Perché è normale, a terra non siamo abituati. In realtà eravamo bravissimi da bambini, abbiamo un po' disimparato. Ora pian pianino rimpariamo, ok? Il floor è una tecnica come le altre, va studiata. Bene, Auro, bene. Occhio, non fare male, che ha preso il muro. This is fast. Sorry, Danny. Yeah, because we lost some time before, so I'm trying to go a little bit quicker. Ciao, Ale! Problemi di spazio, ragazzi, lo so. Infatti ora facciamo una coreografia che invece di problemi di spazio non ne ha, ok? Io bevo, bevete anche voi. Ok, comunque spero che vada bene e salverò la diretta, quindi se volete ripassare tutti i passaggini lo potete rivedere come si fa, ok? Pavimento non idoneo. Ok, ora visto che tutti quanti un pochino avete problemi di spazio, come è giusto che sia perché siamo in casa, ci mettiamo a fare una coreografia in piedi. Questa coreografia ha una musica molto particolare, buffa, ok? Non è proprio la classica coreografia di contemporaneo in cui ci sentiamo pazzeschi, un po' ci ispira. È più una roba che vi chiedo di esprimere un po' il vostro lato più buffo, ok? L'idea, sì, per la coreografia, io nel senso, in realtà la coreografia si sposta un pochino in avanti, lateralmente, basta la vostra lunghezza del corpo, ok? Quindi direi più in avanti. Questa coreografia, la mia idea per questa musica che mi è venuta in mente è che come oggi è giornata internazionale della danza ci siamo svegliati dentro il corpo di un ballerino, ok? Un ballerino contemporaneo, un ballerino di qualsiasi stile voi vogliate. Quindi praticamente voi vi svegliate dentro questo corpo e reagite a questa cosa, ok? Danny, for you, well, the idea is that we wake up in the body of a dancer, okay? So this body is moving by itself, quindi il corpo si muove da solo, ragazzi, ok? Quindi provate, con questa idea affrontiamo tutti i passi, ok? Proviamo. E vi faccio sentire una volta la musica che è buffissima. Ok, sentite tutti questi suoni un po'. Queste trombe, questi suoni un po' buffi che noi andremo a, diciamo, a interpretare con questa idea del ballerino, ok? Pronti? Quindi, primi 5 conti, siamo fermi, ci siamo appena svegliati, quindi faremo 1, 2, 3, 4, al 5, ai primi 4 conti, al 5 facciamo, scivola il piede destro in avanti, 5, 6, e la gamba fa 5 e 6, tre piegamentini, 5 e 6, e guardo verso sinistra come cosa sta succedendo. Torna 7, 8, ok? Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, niente. Per poi fare 1 come un singhiozzo, come se quel corpo si muove da solo. 1, quello che faccio io è spingo in avanti col braccio, in questo caso è destro, e il piede sinistro, e do un piccolo singhiozzo in avanti. 1, 2, 3, 4, ancora come prima. 5, 6, guardo di lato, torno 7, 8. Ok? Semplicemente. Ok, vi vedo a cuoricini, bene. Quindi, 5, 6, 7, 8. 1, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 7, sto 8. Andiamo avanti di qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ora vi spiego piede per piede, direzione per direzione. Quindi piede destro esce, guardo a sinistra, torno, piede sinistro, piede destro, piede sinistro, guardo a destra, torno al centro. Per poi partire. 1, 2, gamba destra, mano sinistra. 3, 4, guardo a sinistra, piede sinistro, mano destra e si alternano avanti di lato. Ok? Ancora. 5, 6,
coi conti. 8, niente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, scusate, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un'altra cosa di questa coreografia, che se ci volete mettere del vostro, delle faccette buffe, un po' di interpretazione, un po' più di vostro, sono felicissima, ok? Perché ovviamente siete voi che vi svegliate nel corpo di un danzatore, che siete voi in realtà, però in questo caso è quello che interpretiamo, ok? Pensate di essere un ingegnere che si sveglia una mattina nel corpo di una ballerina, ok? Quindi 5, 6, ancora 8, 1, 2, 3, ci vogliamo un po' avanti, 5, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potete anche stare sul posto, tipo io non ci sto perché voi non mi vedete, questi li faccio quasi sul posto, tornando indietro, è quasi più buffo, ok? Fatto questo, quanti sono i passi di lato? Adesso sono 1, 2, 3, 4, ok? Fa uno avanti, uno di lato, uno avanti, uno di lato, ok? Fatto questo, siamo arrivati appunto a... siamo arrivati... 1, 2, 3, 4. Di qua facciamo una piccola onda, testa va verso dietro. 1, anzi una grandissima onda, spezzettata in 8 conti. 1, petto 2, bacino 3, scendo 4, bacino 5, 6, 7, torno 8, ok? Quindi si muove da solo il corpo, io non so cosa succede. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, torno 8, ok? Ci siete ragazzi? Mi sembra di sì, vedo sempre occhio a cuoricino, quindi vado ancora un po' avanti e poi lo facciamo con la musica. Di qua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vedete perché il warm up è importante l'onda. Dopodiché si è mossa tutta la schiena, si muoveranno anche i piedi, come faccio un tanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi un tendu a destra, un tendu a sinistra, anche un venuto male, non dovete farlo perfetto come quando lo fate col maestro Pier Mattei, potete farlo più normale. 1, 2, 3, 4, 5, 2 tendu, 7, 8. Ok? Oggi è te quello che vi viene. Ok, se ci siete, io andrei con la musica, ok? Pronti? Datemi degli ok, ragazzi. A parte gli occhi a cuoricino, mi mandate degli ok? Musica, musica. Sì, vado con la musica, ragazzi, perché mi sa che non mi stanno arrivando le vostre risposte, che arrivano sempre un po' dopo, perché sennò perdiamo troppo tempo. Vado, pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, bacino, petto, torno, 8, tendu destra, 2, tendu sinistra, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Di qua quello che succede è che crolliamo con le spalle, come una coreografia che abbiamo fatto in passato, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di nuovo, 5, 6, 7, 8, ok? Quindi qualcosa vi chiama giù e voi potete ritornare su. Qualcosa vi chiama giù e poi lo shakerate via, ok? Molto libera, ok? Bene, mi fa piacere che vi piaccia. È importantissimo che ci mettiate l'interpretazione, ok? È proprio buffa questa coreografia. Non siamo tanto abituati a farlo. Io non ero tanto abituata da più giovane a fare le cose buffe, è molto difficile, ma ci proviamo, ok? Fatto questo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, di nuovo il corpo si muove da solo. Vado, guardo, spalla sinistra, destra, tutto il giro, ok? Quello che succede è che sposto un po' il collo a destra, guardo la spalla sinistra, spalla destra, faccio tutto il giro anche con l'aiuto dei piedi. Stessa cosa, faccio con il bacino, 1, 2, 3, 4, ok? Quindi faremo, scusate, i conti sono 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, sinistra, 1, 2, 3, 4, anzi andiamo a destra, 5, 6, 7, 8. Allora, ve lo dico che vi viene sempre diverso il lato di questo affare qua, è abbastanza libero, quindi se vi viene prima da un lato e poi dall'altro, non mi importa. L'importante è che la prima parte sia nella parte superiore, la seconda parte è nella parte del bacino, ok? Io sbaglio sempre lato, quindi non c'è problema, potete sbagliarlo anche voi. Generalmente a me viene la sinistra, destra, yappa, destra, sinistra, yappa. Ok? Dovete sentirvi un po' buffi, è normale se vi sentite buffi, ok? La canzone vi dico il titolo alla fine, ok? Abbiamo sempre gli ultimi 2 minuti. Vado e ripasso dall'inizio. 5, 6, 7, 8. Allora, 5, 6, 7, 8. Niente, 1, 2, 3, 4, 5. 5 e 6. Qua fate proprio 5 e 6. Più fate questo, più è buffo. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 7, 8. Ora, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, torno verso di voi. Di qua, ondoni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? Fino qua, tanto parto le gambe, 1, 2, 3, 4, 2 a destra, 1 a sinistra. Quindi è 1 a destra, 1 a sinistra, 2 a destra, 1 a sinistra. Crollo, crollo, shakero via. Crollo, crollo, shakero via. Sentirete la musica, facciamo lo stesso identico suono della musica, ma col corpo. Fatto questo, parte la parte in cui si muove il corpo da solo di nuovo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vado avanti ancora un pezzetto, poi rifacciamo tutto con la musica. Fatto questo, allungo gamba, sì, destra, scusate, esce. Ok, quindi, ta, ta, ya, kika. Destra esce, sviluppo il braccio, piccola onda, dalla spalla sviluppo il braccio. Guardo verso la mano, giro anche il bacino. Quindi, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, suono il bacino, incrocio dietro, 7, mi siedo, ho la gamba destra incrociata davanti alla, al ginocchio sinistro e mi siedo, guardo verso l'orizzonte, ok? Ancora, qua facciamo quella musica, ultima parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, si muovono da sole le parti del corpo. 5, 6, no, scusate, è più veloce, fa 1, 2, 1, 2, 3, giro 4, 5, 6, 7, 8. Come si muovesse da solo il corpo. Ok, quindi quest'ultima parte fa gamba. Braccio, testa, gamba, incrocio, mi siedo. Sconsolato perché il mio corpo si muove da solo. Vado, raga. Bene, bene, sono contenta che vi piaccia. Mi raccomando, dovete riempire tantissimo con l'espressività. Andiamo. Pronti? Vorrei sapere se Maria Caterina lo sta facendo, se Salvatore lo sta facendo, Elena. Vi voglio vedere. Non vedo l'ora. Pronti? Ma tutti comunque vi voglio vedere. Voglio vedere che vorrei vedere. Non si dice voglio. Vorrei vedere che vi divertite prima di tutto e che interpretate un po' la cosa buffa. Siete capitati nel corpo di un ballerino. Pronti? Devo correre io, quindi la metto. Bene, Maria Caterina. Vedete? Bene, 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 bravi. Non vedevo più commenti, pensavo mi avesse abbandonato. Prontissimi? Proviamo con la musica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, guardo di là, 5, 7, 8, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da giù. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 7, 8, ok? Sì, c'è anche la maestra Maria Caterina che balla. Bene, andiamo avanti, abbiamo gli ultimi 9 minuti. Pronti? Allora, cerco di andare velocina.
così vi rimane salvata se poi la volete ripassare. Quindi andiamo avanti da qua. Siamo arrivati qua seduti. Facciamo. Si sposta, scrocia le mani, si punta il piede destro e si apre il ginocchio sinistro. Destra, sinistra, ok? Siamo qua. Quindi farà 1, 2, la testa guarda avanti. 3, 4, scattando, ok? Ancora. 1, 2, 3, 4. Scusate, ho sbagliato la testa, mi sa. Di qua, rincrocio e torno avanti. 5, 6, ritorno davvero. 7 e 8. Per poi andare avanti, crollare 1, 2, tornare 3, 4, tagliarmi 5, 6, scrollare 7, 8. Ok? Ancora. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E torno a appoggiarmi sui gomiti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, scrollo 7. Sentirete che c'è uno scrollo anche nella musica. Ok? Travis, what's going on? Ok, ancora l'ultima volta. E poi vado ancora avanti, ragazzi, già ci siamo. Quindi, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Crollo 1, 2, torno a 3, 4, mi taglio 5, 6. Mi vedete? Non so se mi vedete. 7. 8, ok? Di qua vado avanti ancora un 8, anzi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mi chiudo a baby di lato come facciamo negli esercizi. Per salire prendere develop la gamba destra, 1, 2, 3, 4, giù senza la gamba, più un ballerino, 5, 6, 7, 8, ok? Ancora, siamo arrivati qua, 7, 8, rimango, respiro, 1, 2, lento, 3, qua, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, qua, 5, 6, 7, 8, arrivo giù con la mezza punta e metto mezza punta e il ginocchio per terra. Per scivolare, 1, 2, scivolare, 3, 4, crollare, 5, 6, 7, 8. Indovinate cosa c'è qui? 1, 2, 3, 4, 5. 7, 7, 8, i nostri pesciolini, ok? Proviamo? Dura ancora 5 minuti, infatti ci fermiamo qua con la coreografia. Pianifico sempre un po' di più, ma va bene. Ripassiamo l'ultima volta la seconda parte, da qua. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, sono di nuovo su, mi sdraio, 5, 6, scrollo, 7, scendo, 8, di lato, 1, 2, 3, 4, tutto l'8, 6, 7, 8, all'1, 2, 3, developpé, 5, 6, 7, scendo, 8, vado, ginocchio destro, diagonale, 1, 2, sinistro, 4, cado, 5, 6, mi cedono le forze, per fare 1, 2, 3, qua, 5, 6, 7, ok? Così abbiamo già usato il nostro nuovo passo. Ok, anch'io proverei, perché abbiamo gli ultimi 5 minuti e poi mi cade la linea. Quindi la facciamo. Una volta tutta, con me che conto. Una volta tutta, senza me che conto, e poi vediamo che risuona. Pronti? Ci siete, ragazzi? Domande velocissime? Mi arrivano in ritardo i vostri commenti, purtroppo. Proviamo. Ho ricevuto un proviamo, mi fido di Barbara. Andiamo. Pronti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8,
Allora, bene. Bene. Vedo tutti degli ok. Ok, Rifo, che dite? Rifacciamo? Allora, se volete, organizzatevi per riprendervi, se no vi dico il titolo tra 2 minuti, ok? E vi do la musica e poi rimane comunque il video saltato. Grazie, Travis. Prossima volta vi dico che non può arrivare in ritardo, se no non può fare lezione al maestro Travis. Ok? I'm saying that if you're late, you cannot do class. But yeah, you can watch. Because you're amazing, so you can watch. Pronti? Avete recuperato un po' il fiato? Vai! Pronti, pronti. Dall'inizio. Lo rifacciamo, Ale, sì. Grazie. Prego, andiamo, ultima volta. Conto un po' meno, eh? Tenete i conti voi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ho sbagliato! No, ero giusta. Ho sbagliato io, scusate, ricominciamo. Stavo pensando. Rinnovo, non devo contare. Rifare, perché ho paura che mi parta il countdown. Sì, sono 59, mi sa che non ce la facciamo. Ciao Travis. E niente, se volete rifarla, se volete farvi i video, taggate, vi ricordo, i nostri hashtag sono io danzo da casa e accendiamo la danza. Ciao Vale. Taggate on dance, taggate me, taggate Roberto. Sì, adesso non mi è ancora partito il countdown, però appena mi parte la salvo. Ciao maestro Giorgio che ha finito la lezione dall'altra parte. Grazie a voi, grazie mille, siete stati carinissimi, siamo stati fortunatissimi, abbiamo anche ricevuto gli auguri da Roberto. E basta, il titolo della canzone si chiama, non so se la sentivate bene, non mi avete detto niente, penso di sì. Ciao maestro Giorgio, la musica si chiama It Must Be True. Come dovrebbe essere vero, remastered, quindi remastered, e l'autore è John Buson Trio, ok? Comunque, It Must Be True, secondo me dovrebbe venirvi fuori già il titolo, e l'autore è John Buson con la Z Trio, ok? E buona festa della danza a tutti, spero guardiate un sacco di danza, spero abbiate tantissimo oggi, ancora più del solito. Grazie ai miei amici che mi hanno seguito, grazie a tutti quanti che siete stati con me.